Oltre 700 studenti hanno partecipato all'Open Day dell'Università di Teramo. Agli studenti provenienti da istituti superiori della regione è stata innanzitutto presentata in aula magna l'intera offerta formativa delle facoltà del Polo Umanistico Scienze della Comunicazione, Scienze Politiche e Giurisprudenza e delle facoltà del Polo Scientifico, Medicina Veterinaria, Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e Ambientali. Il rettore Dino Mastrocola, collegato da remoto con i ragazzi, ha ribadito alla giovane platea l'importanza degli studi universitari per la formazione completa delle giovani generazioni, sia sotto il profilo delle competenze che della crescita umana, necessaria per affrontare con determinazione e successo scenari sempre più complessi. E finalmente oggi l'Open Day riacquista dopo 2 anni quello che è il suo reale significato. Abbiamo più di 700 ragazzi, tutti in presenza, le nostre porte sono sempre aperte ad accogliere gli studenti, ma oggi questo evento è proprio per loro, quindi faremo conoscere la nostra offerta formativa, i ragazzi avranno la possibilità di esplorare anche le nostre strutture e i nostri laboratori, quindi potranno partecipare alle attività organizzate dalle diverse facoltà, sia nelle aule dove saranno proposte delle pillole, delle lezioni frontali che solitamente vengono svolte nelle aule universitarie, ma avranno anche la possibilità di andare nei laboratori e di svolgere diverse attività laboratoriali che sono state organizzate dalle facoltà del Polo Scientifico. Possiamo dire che l'Università di Teramo negli ultimi anni è cresciuta molto dal punto di vista dell'attrattività? Beh sì, e questo ci fa, è un lavoro diciamo, che continua ed è sempre in crescita e abbiamo ultimamente anche incentivato la nostra didattica in maniera innovativa utilizzando anche dei visori di realtà virtuale e siamo tra le prime università insieme all'Università dell'Insubria e all'Università di Napoli ad utilizzare anche questo nuovo strumento per fare didattica e per far conoscere i laboratori ai nostri studenti.